Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 su Dragon Ball Z Kakarot. Nuovo episodio. Abbiamo appena sconfitto, o meglio, tentato di sconfiggere Majin Buu, Super Buu, con Gotenks, ma a quanto pare le cose non sempre vanno bene. E nel frattempo, nella terra dei Kaio, Gohan sta proseguendo il rituale per liberare la sua potenza latente. Che è tanta. Goku e gli altri sono incollati alla sfera di cristallo del vecchio Kaio per seguire lo scontro fra Gotenks e Majin Buu. Accidenti, sono tornati normali! Ehi, vecchio Kaio, sbrigati! La fusione dei bambini ha perso potenza! Davvero, papà? Sì, rischiamo di finire male. Va bene, puoi andare. Ho finito 5 minuti fa. Perché allora ci ha fatto. Avete finito? 5 minuti? Perché non mi ha detto niente? Idiota! Se l'ora arriva all'ultimo momento c'è più suspense. Accidenti, devo sbrigarmi! Come faccio a trasformarmi nel guerriero invincibile? Ti trasformi spesso in quel super qualcosa, no? È uguale, devi solo concentrare la tua forza. Come quando mi trasformo in Super Saiyan. Ho capito che questa trasformazione poi mi piace molto. Molto bella, mi piace un sacco. Poi Gohan è il mio personaggio preferito di Dragon Ball. Quindi. Incredibile! Papà, è davvero straordinario! Già, hai ragione. Presto, devi tornare sulla Terra prima che sia troppo tardi. Lasci che sia ad accompagnare il nostro nuovo eroe. Perdonami, Gohan, non posso venire con te, anche se vorrei. Avrei voluto vederti crescere con i miei occhi. E ti potevi far resuscitare, no? Che dici? Oramai è un adulto, ha finito a crescere. Papà, purtroppo non ci vedremo più, Gohan. Almeno finché non morirai anche tu. Buona fortuna, sconfiggi Majin Buu. Sì, che poi in teoria Toriyama voleva che Gohan fosse l'eroe. Però l'idea non piaceva molto né all'editore né ai lettori e quindi vediamo insomma che cosa succede. Vediamo come ha cambiato. Tra l'altro è un'intervista che poi è stata pubblicata nuovamente da un sito di informazioni diversi giorni fa. Dovrebbe essere o Multiplayer o Every Eye, uno dei due, non ricordo quale di preciso. Io vado, affido tutto a te. Sì, Kibit, potresti farmi un favore? Vorrei cambiarmi. Voglio combattere indossando la stessa uniforme di mio padre. Capisco. Consideralo fatto. Dunque, il colore era quello della cacca delle rane del pianeta Popor. Si chiama arancione. Che poi questo Gohan Supremo è fighissimo. Perché sembra un Gohan molto più maturo di quanto non fosse all'inizio della saga di Majin Buu che era 2 giorni fa più o meno. Allora vado. Pregheremo per la tua vittoria della Terra dei Kaio. Addio. Salutami anche i due Kaioshin. Bene, vado. E quanta esperienza. Quanta esperienza. Raggiungi Gohan. Sì. C'eravamo già. Salva Goten e gli altri. Ma ok. Goten Trunks è piccolo, resistete. Tranquillo. Cioè, veramente. Allora, facciamoci un attimo due conti. Gotenks era tremendamente forte, anche troppo. E secondo me è cappata la fusione, quindi anche più in là vedremo poi, sempre per sto fatto degli spoiler che io già so tutto, ma Dragon Ball non lo può conoscere un bambino di 5 anni che non ha mai visto Dragon Ball, ma bene o male tutti quanti sappiamo quello che succede, però c'è sempre qualcuno che mi taccia di spoiler e quindi non posso dire nulla. Siamo spacciati, anche la fusione si è sciolta. Questo vuol dire che stiamo per morire? Non sarò di grande aiuto, ma combatterò anch'io. Resisteremo fino alla fine e moriremo insieme, come gli spartani. Perché se la ride? Ci ha messo un po' di tempo, eh. Di chi è quest'aura? Sta arrivando qualcuno! Gohan, 限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃん。
忍ちゃんだ! よかった! Meno male. Sono arrivato in tempo. Gohan! Fratellone, non sei morto! Come sono contento! Quello sarebbe Gohan. La sua aura non è più quella di una volta. Sento una volontà incrollabile. Forse per questo non riuscivo a riconoscerlo. Dove sono gli altri? Sono stati tutti uccisi da Majin Buu. Anche la mamma e Dende? Sì, solo noi siamo sopravvissuti. Erano buonissimi. Li ho mangiati tutti dopo averli trasformati in cioccolato. No, percepisco una fievole aura. Non starei pensando di affrontarmi. No, ho intenzione di ucciderti. Ma tenete le distanze però, che questo periodo è quarantena. State fate buoni. Vediamo quanto è forte Super Gohan. Ok, attacchi sempre quelli ovviamente. Ok, capisco. No, l'ho mancato. Fatto schifo. Molto deluso da questa cosa. È debolissimo. O dovevo aprirgli qualche altra porta del potere. Non lo so. Può essere? Potrebbe anche essere. Ma come Super Buu dice non ti perdonerò mai. Perché cosa ti ha fatto? E anche Super Buu è andato. Boh, cosa? Fino all'ultimo, eh? Andato, dai, vai così. Però cavoli, mi ha fatto sudare. Rango B, vabbè raga. Ho dovuto per forza usare Senzu. Niente, partiva in momenti che ti torzava di botte e non la smetteva più. Yapparina, umae datta ka. Toi toi, zutto toi tokoro de. Tsuyoi chikara o kanjite ita. 俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ。俺はお前だけは許さない。絶対、絶対、絶対だ。 Allora Buu è morto? No. Allora cos'è successo? È fuggito? Non sento più la sua aura. Anche lui sa trattenerla. Si sta nascondendo per attaccarci di sorpresa. Non lo so, ma sicuramente sta tramando qualcosa. Anche se è ancora vivo non c'è da preoccuparsi. Non è riuscito a toccare Gohan neanche con... Questo è da vedere. È forte come il nostro Super Gotenks. Veramente voi eravate... tremendi. È diverso. Ah sì? Beh, solo un pochino. Di un po' Gohan. Come hai fatto a diventare così forte? E gli spiega quello che è successo, ovviamente. Wow, esiste davvero un vecchietto così in gamba? A proposito, chi è il radar del drago? Ah, ce l'ho io. Ma ora che Dende non c'è più, anche le sfere del drago hanno cessato di esistere. Non preoccuparti, Dende è ancora vivo. Non senti la sua debole aura? Cosa? Sì, hai ragione. Andiamo da lui. Alcune sono chiuse perché devo fare l'allenamento oppure arrivare a un livello più alto. No? Cos? Ah, Mr. Satan. Quello è un essere umano? Sì, è... Ah, Mr. Satan!
Come avrà fatto a sopravvivere? È veramente resistente. Beh, lasciamolo perdere. No, portiamolo con noi. L'ho osservato dal santuario di Dio. In fondo è una brava persona. Ha anche cercato di salvare la terra a suo modo. Gohan e gli altri prendono con loro Mr. Satan e il suo cagnolino. Poi riprendono le ricerche di Dende. Altra volta, ragazzi, la scena che hanno sparato a Mr. Satan e non al cane. È per quello che Boo è diventato cattivo, se no rimaneva tranquillo. Certo, poi il problema sarebbe sorto in un secondo momento, però intanto potevano allenarsi un po' di più. Trovano Dende e poi... Dende era... Cosa? Mr. Popo mi ha gettato qua giù subito prima di essere trasformato da Majin Buu. Mr. Popo è stato bravissimo. Ha capito la situazione all'istante. Ehi, chi è quel moccioso? Ha proprio una brutta cera. Chi sarebbe il moccioso? Quello è il guardiano della terra. Cosa? Ma Dio? Il Kami, in teoria? Chi è Majin Buu? Majin Buu? Qualcosa non torna. Cosa hai in mente? Ehi, mocciosi, fatevi vedere, voglio combattere contro di voi! Come sarebbe? Non pensarci nemmeno, il tuo avversario sono io. Prima voglio concludere lo scontro con quei due, poi potremo combattere. E perché? Perché devi complicare le cose? Non dicevi di volermi uccidere? Che c'è, ragazzini? Avete paura di me? Cosa? Noi? Paura di te? Diamo il colpo di grazia a quest'idiota Trunks? Naturalmente. Aspettate, c'è qualcosa che non va. Non vi sembra strano? Ora vediamo se effettivamente era cappato. Eccomi di nuovo qua, sono Super Gotenks, il giustiziere mortale. La potenza di quei mocciosi e l'intelligenza di Piccolo. どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞ、てめえ。二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。 はるか遠くにお前の存在を感じた時から、この作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。 もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。 何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると、それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。 もし。 Ma mo picchieri più Gohan?
Ragazzi, Gon sta picchiando di più, ma... Io non lo so. Ragazzi, lo sto concatenando sempre della stessa combo. Non riesce a liberarsi, il che è tremenda sta cosa. Che cavolo? Ma perché ti sposti da solo e te ne vai in mezzo? Molto più facile questa. Il che è tutto dire, eh. Il che è tutto dire. Molto più facile, non ho dovuto neanche recuperare un po' di forza. Gon al 70, tranquillo. E non è che ho aperto porte di potenza più alte, proprio più facile. Boh. Sei messo male, inizio ad annoiarmi, quindi finiamola qui. Ma c'è di più! Maledizione, non ce la fa, non è abbastanza forte. E sono già due che volte che vinco, giusto per dire. Cioè, potrebbero mettere sopravvivi per 2 minuti? 3 minuti? Non so, una cosa del genere. C'era in un vecchio Dragon Ball sopravvivi per 1 minuto, mi sembra. Non mi ricordo di quanto di preciso, ma era difficilissima. Ti menava l'avversario, ma proprio di prepotenza. Era impossibile prevedere una cosa del genere. Beh, non c'è altra scelta. Va a dargli una mano, Goku. Eh? Ma io purtroppo... Già, Goku non può più tornare in vita. Lo so benissimo. Per questo ti offrirò la mia vita. Così potrai tornare sulla Terra. La vita del grande Kaioshin. A me. Non può farlo. Se non lo faccio, l'intera galassia si estinguerà. Estinguerà. Vabbè, qual è? Allora gli offrirò la mia vita. Voglio essere d'aiuto anch'io in qualche modo. Non fare troppi sacrifici, sei ancora giovane. Invece a me non rimane che un altro migliaio di anni. Vecchietto. Beh, addio. Ti ringrazio. Farò sì che tu non sia morto invano. Ma fatela vedere la scena, che è bellissima quella che accade ora. Quella B mi dà fastidio. Mannaggia a me. Mannaggia a me. Bene, ora muoviti. Sbrigati, altrimenti mi sono sacrificato per niente. Sì, allora vado. E aspetta un momento, quasi dimenticavo. Prendi mia potara e mettile una all'orecchio sinistro. Mi darà una forza straordinaria? In un certo senso sì. Se metterai l'altro all'orecchio destro di Gon, potrete unirvi e diventare un unico guerriero. Davvero? Certo che sì. Inoltre l'effetto è anche superiore a quello di una normale fusione. Quegli orecchini potara sono considerati un sacro tesoro tramandato agli dei Kaio. Non lo sapevo. E i giovani d'oggi sono davvero ignoranti. Avanti, provate voi stessi. Usate i vostri potara. Cosa? Wow, questa potenza è incredibile! Ora posso combattere anch'io! Non montarti la testa, cretino! Sarei anche diventato forte, ma non lo sei abbastanza. Sì. Questo sì che è fantastico, vecchietto! E quanto tempo potremo rimanere uniti? I potara non hanno un simile punto debole. Resterete così per sempre, non vi separerete mai più. Almeno per quanto ne so. Questa frase non c'era in originale. Questa l'hanno messa qui apposta perché in Dragon Ball Super si scopre che gli orecchini, in realtà, se non li usa una creatura della famiglia dei Kaio, possono rimanere uniti solo un'ora. Accidenti! Resterò fuso per sempre con Gohan? Beh, però non c'è altra scelta. Perché stai lì a borbottare? Muoviti o Gohan morirà! Ah, già. Allora vado. Grazie di tutto. Che poi non viene detto, ma nel manga mi pare di sì, che il guerriero che nasce dalla fusione con gli orecchini, con Ipotara, non è due entità dentro un corpo nuovo, ma è un'entità dentro un corpo nuovo. Non è come la fusione con la danza di Metamor. Oh,
を右の耳につけんだ。オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？させるものか。うわ、しまった。はあ、そんな、そりゃねえだろ。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫ご飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。ええぞ、何人も何人も吸収しやがって。くそーく、この木は、まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけて、オラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえ。な、終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よこせ、早く。見つけたぞ。ジータ、よくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに
つがスーパーベジータ。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。Vai così, ragazzi mio! E vabbè, ragazzi, non c'è storia. Ok, cambia mia. Colpo del... Ah, ok, sì, certo. Non sapevo si chiamasse in questa maniera. Il nome lo sento per la prima volta. Attacco Big Bang? Certo, per forza. Bella! Ah, ma fa tipo combo, fa? Fa tipo combo, interessante! Sì, però basta prendercele, amico mio. Il nome Vegetto, in giapponese, ha più senso di Vegeth o Vegeth o Vegeth, come vi pare. Perché in teoria sarebbe Kakarotto il nome giapponese di Goku. Cioè, il vero nome di Goku Saiyan e in giapponese Kakarot si legge Kakarotto. Quindi Vegetto ha senso, però fino a un certo punto, raga. Praticamente alla fine di questa combo fa la spada. E non perché l'avessi attivata io prima. Va bene? Chiaro? Perfetto! Perfetto! Vai, buono così. Perché rango A? Perché ci ho preso tante mazzate? Renderizzata benissimo questa scena. È davvero renderizzata bene. Wow. Allora, Super Boom, non si sa più cos'è questo oramai. E va bene, visto che inizio ad annoiarmi, credo sia il momento di finirla. Ti lascio 10 secondi per dire le tue ultime preghiere. 1 2 3 4 Muoviti, non te ne sei ancora accorto? Avanti, sei con le spalle al muro. Non ti resta che una possibilità. Ormai non posso fare altro che assorbire anche lui. Ma come? Già, quel pezzo che mi ha tagliato prima. Nana Hachi Yatto kizuita ka Sono tame ni wazawaza ano atama ni tsuite iru shippo mitai na yatsu o kitte atta nda Yoshi Yatsu wa yudan shite iru Kyu Saate Hatashite umaku iku ka 10! よし、バリアー！はあ！やった！やったぞ！ははっ！はははは！
Non può essere vero. È stato assorbito. È finita. No, non credo. Eh? Non lo trovi un po' strano? Ogni volta che assorbiva gli altri, si trasformava in un guerriero sempre più forte. Ma questa volta... non è cambiato nulla. Che significa? Che potrebbe essersi fatto assorbire di proposito da Majin Buu. È davvero in gamba. Le previsioni del vecchio Kaioshin si rivelano corrette. Vegeta riesce a entrare nel corpo di Majin Buu e a mantenere il controllo di se stesso generando una barriera prima di venire assorbito. Una volta all'interno, la fusione fra Goku e Vegeta si spezza e i due salvano Gohan, Piccolo, Trunks e Goten da quella prigione tutta rosa. Per festeggiare la mia invincibilità, farò sparire questo pianeta. Ah, che sta succedendo a Majin Buu? Lo sapevo. È entrato nel corpo di Buu per cercare di salvare i suoi amici. Cosa? No, non può essere vero. Raggiungi Kid Buu. Ecco, ora sì. Va bene Cuccio, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. E anche se è durata poco la fusione tra Goku e Vegeta, ovvero Vegeku come lo chiamavamo noi da bambini, o Veget o Vegetto come volete, è stata orgasmatica. Bye bye!